Vivi la strada anche stasera, che 10 agosto è qui presente per la cultura della sicurezza stradale e non solo, anche per parlare di quelle che sono le vicissitudini legate all'alcol. I ragazzi purtroppo bevono senza un controllo. Le cronache di questi ultimi giorni purtroppo ci danno dei grossi dispiaceri, ragazzi giovanissimi ricoverati in coma etilico, ragazzi giovani che comunque hanno fatto uso di sostanze anche vietate, sono rimaste vittime dell'alcol. L'alcol è la prima droga legalizzata che la si può acquistare anche in un supermercato. Però dobbiamo controllare i nostri ragazzi, questo è l'appello che io faccio ai genitori, è un appello importante, bisogna controllare i nostri figli, specialmente se minori, e anche se non sono minori bisogna essere ben controllati nel saper bere. Il saper bere è quella cosa importante, che ognuno di noi deve essere responsabile delle proprie azioni. Questo lo si può fare prima, ormai quando si è bevuto si è un po' fuori di testa, però dobbiamo cercare in tutti i modi di essere sobri. I ragazzi devono imparare che il loro fegato ancora non è portato assolutamente a ingerire alcol, perciò una forte sensibilizzazione. Monopoli è una delle città virtuose per quanto riguarda la cultura della sicurezza stradale, lo posso dire ad alta voce perché è un'amministrazione molto attenta, c'è un comando di polizia municipale molto sensibile, perciò le due cose insieme a noi si fondono e si riesce a coltivare veramente con impegno quella che è la cultura della sicurezza stradale. Questa sera siamo qua perché possiamo fare il controllo alcolemico, chi avrà bevuto, chi si vorrà sottoporre alla misurazione del suo stato lo potrà fare, non incorre in sanzioni, noi gli potremo dire quelle che sono i suoi valori e dopodiché sarà coscienza sua non mettersi al volante, perché chi beve non deve assolutamente guidare, questo è il nostro motto. Vivi la strada, combatte le stragi stradali, combatte i lutti, perché purtroppo ogni giorno in Italia muoiono 17 persone, ogni giorno ci sono più di 50 feriti e i numeri sono altissimi, il costo sociale, il costo sociosanitario è altissimo, perciò ci impegneremo tutti quanti. Io ringrazio la vostra emittente Vivi Monopoli, che è sensibile e sempre quando facciamo qui le iniziative a Monopoli è sempre presente a quelle di divulgare sia immagini sia servizi che riguardano la cultura della sicurezza stradale. Un'altra cosa devo dire, io ringrazio quei ragazzi che circa 20 giorni fa hanno fatto un torneo per i due giovanissimi che morirono 3 anni fa sulla Polignano Monopoli. Il loro contributo noi lo abbiamo già investito in etilometri monouso, perciò sia alle famiglie sia a questi ragazzi diciamo veramente grazie del loro contributo. Dovete sapere che il contributo che ci arriva tramite il conto corrente postale noi li destiniamo tutti quanti alla cultura, alla misurazione, a quelle che possono essere le lezioni a scuola, perciò è importantissimo avere da parte dell'opinione pubblica un buon riscontro. Grazie a queste famiglie, un pensiero va allora a tutte le famiglie vittime della strada, un grazie va a Monopoli, all'amministrazione comunale di Monopoli, alla polizia municipale di Monopoli e a tutte le forze dell'ordine, compreso anche il 118 centrale operativa di Bari, tutte
i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari, che sono i primi che, quando c'è un incidente stradale, sono i primi ad intervenire e a cercare di salvare quante più vite umane. A questo mi associo nuovamente a fare più campagne di sensibilizzazione. Non aspettiamo che la persona debba morire per fare campagne di sensibilizzazione. Le campagne di sensibilizzazione vanno fatte ogni giorno. Ogni giorno c'è bisogno che si parla della cultura della sicurezza stradale. Grazie. Facciamo prima con il professore e dopo poi la scenografia. Puoi andare, Antonio? Un momento, sì. Il boccale è un ricordo che questo è il maggio, più le cartoline so dove era il sa che non è aperto nulla poi perché ti riscontro lo zero ancora attizio. Ah, è lungo qua. Ecco che c'è sta vacanza calda, deve essere vabbè la faccia di più, ora ha fatto zero, ora dei grambi lì. C'hai lo
ragioniamo. Arrivavamo e proprio per le strade mie abbiamo cominciato. Adesso viene adesso il paese, guardate anche adesso il ferito reale di Nico, ma molto calore. Ecco, venite in lavoro. Facciamo un applauso. Adesso Toni, una squadra del tuo posto si avvicina, procede a passare il tempo, forse con l'esplicatore. Guardate, senza calorizia, posso essere qui. L'operatore A. Vedete? E adesso? Ok, l'anno posizione tutte le cinghie e procede ad un fissaggio diverso che con il... La procedono con l'immobilizzazione. Questa è un'altra parte importante, sì. Francesca. Un applauso veramente dal cuore.